Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con la recensione di Milik in forma su FIFA 17 Ultimate Team, quindi la prima recensione dedicata a FIFA 17 Ultimate Team. Sul mio canale, che troverete in descrizione, troverete le mie prime impressioni e la squadra che ho utilizzato per recensire, quindi le prime impressioni sulla squadra e sul gioco con qualche consiglio. Iniziamo subito comunque con Milik. Ottime statistiche, alcuni si erano lamentato che la versione base era scarsina e lui cosa ha fatto? Si è fatto mettere nel Team of the Week con una versione nettamente migliore. Non costa tantissimo perché costa intorno ai 15.000 crediti su Xbox One. Vediamo come si comporta in campo, cominciando come sempre dalla velocità. La velocità non è altissima, ma è buona perché quest'anno ho notato che non conta poi così tanto. Certo, è importante avere giocatori veloci, ma soprattutto in mezzo al campo, e Milik è un giocatore che gioca comunque in mezzo, non è così fondamentale. Non ho avuto particolari problemi ad andare via difensori o comunque a giocarmi bene. Vi segnalo il 77 di forza fisica, quest'anno è importante perché per difendere il pallone la forza fisica è sicuramente importante. Ricordatevi di utilizzare i nuovi comandi per difendere il pallone mettendo il corpo. Per quanto riguarda il tiro, ben 85 e già iniziano a diventare valori importanti considerando che è il suo primo in forma che ottiene. E se consideriamo che i valori più scarsi sono i rigori 81, che vi segnalo, la freccetta che vi dà le indicazioni è disponibile anche online, secondo me è una cagata clamorosa, e il tiro al volo che ha solo 78, capite che gli altri valori sono molto molto buoni. Infatti ha 87 di finalizzazione, questo è molto importante perché è più difficile finalizzare a mio parere, 86 di potenza di tiro, ma dove ha qualche problemino nelle stelle più debole, ne ha solo 3, e quindi vi consiglio, se potete, andate a tirare di sinistro. Cosa ha di positivo? Non lo conosce nessuno Milik, tranne i tifosi italiani, neanche tutti tra l'altro quelli che seguono la Serie A. Milik è mancino, quindi molte volte vi daranno il piede sinistro per andare a concludere, perché loro si aspettano che voi rientrate sul destro, invece voi andate col mancino e segnate gol facili. Il dribbling ha qualche problemino, 2 stelle skill sono abbastanza scarsine, poi in generale 72 di agilità, 75 di controllo palla sono statistiche discrete, non lo elevano, c'è di peggio, chiariamoci, ma c'è anche sicuramente di meglio. Il passaggio anche qui è abbastanza scarso, vi segnalo il 77 di calcio di punizione, che può essere interessante se sapete padroneggiare il nuovo modo di tirare le punizioni. 77 è già un ottimo valore, 74 di effetto che gli permette comunque di dare un buon effetto al pallone. Per quanto riguarda i valori fisici, 64 di elevazione non è tantissimo, però 80 nel colpo di testa, e considerando che è alto 1,86 m, quindi è già abbastanza alto per essere un attaccante, lo rendono in grado di andare a concludere anche di testa. In generale Milik è un giocatore molto buono a mio parere, considerate che è nel primo Team of the Week e qui ci sono dei dubbi. Su PlayStation sarà molto raro trovarli, perché su PlayStation non è ancora disponibile il gioco, neanche in prova, è solo sulla web app, e quando il gioco uscirà Milik non sarà più nei pacchetti, perché per l'Europa il gioco uscirà venerdì prossimo e lui mercoledì saluterà il Team of the Week e ci sarà una nuova squadra della settimana, quindi potrebbe salire molto di prezzo. Su Xbox al momento costa 15.000 crediti. Non è sicuramente tanto, anzi secondo me è poco per un Team of the Week della prima settimana. Non so ancora se potrebbe salire, ma secondo me, soprattutto nel caso non riuscisse a ottenere nel breve qualche versione in forma, non è così male da non giustificare i 15-20.000 crediti, quindi non credo che comunque andrete a perderci. Se potete, provatelo, perché è un giocatore che si adatta molto bene al nuovo stile di gioco di FIFA 17, quindi questi attaccanti magari non velocissimi ma con un buon valore fisico, con un ottimo tiro, e ricordatevi, prendete giocatori che sanno tirare, è importantissimo. Magari si poteva fare qualcosina di più nel dribbling, però a mio parere, per essere un giocatore del Team of the Week 1, quindi magari le statistiche non sono ancora così eccezionali rispetto a quelli che vedremo verso maggio-giugno, è sicuramente promosso. Ditemi cosa ne pensate di questo FIFA 17 nei commenti, vi ricordo di lasciare un like perché ci aiuta molto. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti!